La risposta è sicuramente positiva, e la terza edizione, come ricordava giustamente lei, la seconda ha visto esempio anche dopo la fusione delle due Camere di Commercio di Chieti Pescara, una partecipazione ridotta delle scuole di Pescara, che invece in questa edizione insomma ci ha visto particolarmente soddisfatti. È un premio che quest'anno celebriamo in un contenitore più ampio, che è quello di Camera Orienta, che il Sistema Nazionale delle Camere di Commercio sta celebrando in tutta Italia, e siamo orgogliosi che la risposta degli istituti, sia tecnici che licei, perché questo bando prevedeva questa doppia, diciamo così, due ambiti delle scuole che potessero candidarsi, ci ha dato molta soddisfazione. Diciamo che il premio è il momento finale di un percorso che loro fanno all'interno delle aziende, quindi quello che è maggiormente, il valore che maggiormente rappresenta questo premio è proprio quello di premiare un momento di incontro tra il mondo della scuola, della formazione e il mondo imprenditoriale. E sicuramente riavvicina, e anche per cercare di orientarli in una giungla di proposte che sono effettivamente tante, sono subissati di tanti input che arrivano da diciamo così mondi diversi, ma poi la scelta insomma diventa complicata per un ragazzo, quindi le nostre opportunità sono volte proprio a cercare di dare un minimo di chiarezza o di orientamento appunto a quelle che sono le loro propensioni.